Le segreterie provinciali FIM CISL e FIOM CGL di Teramo e lavoratori sono tornati nell'area antistante alla ex fonderia Vecco di Martinsicuro per protestare e riaccendere i riflettori sulla loro condizione. Un'azienda che ricordiamo ferma da oramai 2 anni, trasformata nel tempo in una cattedrale nel deserto e su cui i sindacati denunciano l'assenza della politica, visto che nessuno in questo lasso di tempo si è preoccupato di formare e ricollocare i dipendenti parcheggiati in cassa integrazione e ad oggi senza nessuna prospettiva diversa dalla disoccupazione. Non solo la Veco, anche la TR, quindi sono accomunate tutte e due della stessa sorte, due cattedrali del deserto di fatti ferme, di fatti come al solito la politica assente. Cioè, ricordiamo anche che con la vicenda TR, ma anche della Veco, sono passate 4 legislature dalla regione Abruzzo. È partito tutto quando c'era ancora Del Turco, quindi quando 4 amministrazioni regionali, 4 presidenti regionali nuovi, e nessuno ha fatto sì che queste due aziende, veramente fiore all'occhiello della Val Vibrata, potessero risorgere e ridare lavoro a questi lavoratori. Purtroppo non è accaduto, siamo ancora qui per denunciare questa cosa, siamo qui per non abbandonare questi lavoratori che tra poco, ricordiamo, andranno in Naspi, quindi definitivamente nel calderone dei disoccupati, e rimarranno lì dimenticati da tutti e saranno i futuri poveri fra 2 anni. Possiamo dire che il punto di non ritorno è stato oramai superato da tanto tempo, la politica ancora non è intervenuta in maniera concreta e i lavoratori sono disperati. Sì, questa è una situazione davvero incredibile, quella della Veco. Promesse su promesse, passerelle su passerelle, la politica si è fatta vedere ma di fatto non ha risposto alle tante domande di questi lavoratori. Proprio un anno fa noi a Martinsicuro avevamo fatto un'iniziativa chiamando questi lavoratori gli invisibili. Sono passati altri 12 mesi, qui non si è fatto nulla e il 20 di marzo termineranno i rapporti di lavoro perché arriveranno le lettere di licenziamento. Bisogna capire che tipo di destinazione verrà data qualora ci fosse effettivamente un acquirente a questo stabile e soprattutto quale sarà il destino di questi 50 lavoratori della Veco che hanno fatto a singhiozzo percorsi di politiche attive del lavoro e dunque sono partiti con molto ritardo i corsi di formazione, perché sono iniziati dopo nostra spinta e richiesta qualche mese fa. E nel frattempo, insomma, i lavoratori hanno percepito la cassa integrazione, che è una cassa integrazione molto bassa, una cassa integrazione che arriva molto in ritardo e che non è sufficiente per poter sostenere le famiglie di questi lavoratori.